Nulla è più importante, necessario della danza, diceva Molière. Ed in effetti, nei mesi difficili, in questi ultimi mesi difficili per gli italiani, fatto di preoccupazioni, paure, incertezze, l'arte e la cultura non ha mai smesso di tenere un contatto, un dialogo con il mondo esterno, un linguaggio universale per dare speranza e per dare prospettive. Questo appuntamento non poteva che iniziare con una premiazione, un riconoscimento a quella che può essere considerata una prima ballerina assoluta, Carla Fracci, un'icona, una donna che è stata ambasciatrice dell'Italia nel mondo, con la sua tecnica appunto raffinata, ma anche con la sua potenza espressiva, è riuscita appunto a diventare una icona di stile e di eleganza senza tempo. Grazie, grazie a tutti. Per aver saputo rappresentare l'eccellenza della tradizione coreutica italiana sui più grandi palcoscenici internazionali, divenendo con la sua tecnica raffinata e la sua profondità espressiva una musa della danza classica italiana nel mondo, un'icona di stile ed eleganza senza tempo. Signora Fracci, molto dispiaciuta di non poter essere qui oggi, assolutamente è un premio a cui lei teneva molto, tiene molto, quindi le dispiace non essere qui. Chiaramente mi ha detto di ringraziare tantissimo la Presidente. Dei ringraziamenti anche a tutti gli artisti che si esibiranno dopo in onore suo. Noi abbiamo lavorato tanto perché io credo che sia molto importante ricordare e raccontare una grande donna italiana. Una donna tenace perché è partita da una famiglia, il padre faceva il tranviere a Milano, la mamma appunto lavorava in casa e lei da bambina con questa grande passione, con un talento naturalmente straordinario, ha scalato i palchi di tutto il mondo. Quindi lei ha esportato un'idea d'Italia bella, importante, di grande contenuti e soprattutto l'ha fatto da donna. Quindi io sono molto felice e onorata di poter rappresentarla e ricevere questo premio e sono anche molto felice di riceverlo da una donna perché credo che sia molto importante oggi più che mai, soprattutto nel mondo dell'arte, tenere questo filo al femminile. Dobbiamo ripartire assolutamente perché credo che la musica sia fondamentale per l'Italia. L'arte è una costituente della Repubblica Italiana e ci deve essere una grande coesione tra la politica e la cultura. Poi potrai rimettere le ali, non più nubencola celeste, ma terrestre. E non è detto che il cielo se ne accorga. Basta che uno stupisca che il tuo fiore si rincarna a meraviglia. Non è di tutti i giorni, in questi nivei dei filè di morte. Grazie.
È la prima volta ovviamente che entro in queste stanze e immaginare quanta storia trasudino queste pareti è molto emozionante ed è per me un grande onore leggere addirittura una poesia che Eugenio Montale ha scritto proprio per Carla Fracci quando è rimasta incinta. È da brivido. Senti, Piccini, guarda che la danza è una cosa complicata. Tu pensi veramente che ti basta fare due pirouette, eh? Per imparare a ballare. Devi imparare prima di tutto che cos'è la bellezza, il rispetto e pure il sacrificio. E io appartengo al teatro. Io intendo che la donna che mi ama appartenga a me, anzitutto. Allora non avresti dovuto innamorarti di una ballerina. In qualche modo mi sento parente della danza, essendo un appassionato, ma avendo fatto poi questo progetto, questo film insieme a Bianca Guacero, dove appunto si segnala quanto è importante la cultura, l'arte, lo sport, come unico antidoto, secondo me, contro la criminalità e contro il disagio sociale, perché questa è una delle poche certezze che sappiamo che funziona, cioè è la cultura che ci salva dall'orrore in qualche modo. Ecco perché iniziative di questo tipo vanno salutate come un momento importante anche della storia del paese. Dirlo qua dentro mi fa tremare le gambe, però è così. Sin da bambina penso che Carla Fracci è stato un po' l'ideale di tutte noi ballerine. È una bellissima esperienza, soprattutto in questo periodo. È un punto di inizio, un inizio forte, perché noi siamo arte. Abbiamo bisogno di un pubblico e noi ballerini siamo qui, siamo pronti più di prima e quindi speriamo che diciamo, i nostri teatri che sono rimasti vivi non moriranno, insomma, insieme alla cultura. Senato e cultura serve anche a passare sempre il testimone a qualcuno di più giovane. In tutti gli eventi che io ho condotto, Andrea Bocelli con suo figlio, nell'evento di Ranieri c'erano tante altre realtà anche più giovani che sono state presentate. Quindi io mi auguro che Senato e cultura faccia questo, cioè faccia capire che non si finisce soltanto presentando i grandi, ma che i grandi del futuro sono quelli di adesso. Balliamo un passo a due che è stato montato su di noi proprio con le misure di distanziamento, quindi una nuova esperienza nel campo della danza che non si ferma e non si limita neanche con delle restrizioni. L'arte deve continuare perché l'arte è sempre sinonimo di bellezza, quindi è giusto che rimanga viva. C'è una piccola sorpresa nel nostro pubblico e adesso la smascheriamo. C'è un'altra icona di ecletticità femminile molto amata dal pubblico televisivo e non solo, Virginia Raffaele, che ha praticamente fotocopiato Carla Fracci. Sì, lo volevo dire per chi è qui, ormai è chiaro che io e Carla Fracci siamo come Clark Kent e Superman, cioè o ci sto io o c'è lei. Ovviamente lei è Superman, io sono Clark Kent, però devo dire che la signora Fracci è stata molto autoironica e ha sposato e capito anche la motivazione e l'affetto con il quale è stata fatta appunto questa parodia per lei, che mi ha detto: beh, fai ogni tanto qualche cambrè che io lo so fare ancora. Lei giustamente mi suggerisce anche delle cose da fare. Thank you.
per la mia generazione, quelle prima di me, quelle a seguire, la signora Fracci, la signora della danza, rappresenta veramente il massimo dell'artisticità e dell'interpretazione. È importante che la politica sia molto attenta al mondo dell'arte e dei teatri, anche perché questo è un momento molto delicato per tutti noi. Secondo me l'arte è il mezzo più importante per ricordarci di rimanere umani, di rimanere vicini, perché forse è veramente la cosa più importante che possiamo fare per noi stessi, preservare la nostra umanità. Il fatto di portare la danza al Senato è un grande segno, un grande stimolo anche per noi per mostrare agli italiani e al mondo che la danza è importante, la danza è cultura e l'emozione che ci dà essere sul palcoscenico, poter vivere una storia, un balletto, poterlo condividere col pubblico è unica, è un lavoro meraviglioso, è un'arte meravigliosa. Devo dire che il modulo di Senato Cultura è sempre questo. Noi cerchiamo le giovani eccellenze, cioè i talenti che si affermeranno nella vita insieme a chi il talento lo ha già affermato, e quindi questa sorta di unione, di patto fra generazioni, cioè i giovani che si affacciano alla scena, che porteranno la bellezza sul palcoscenico, e chi appunto questa bellezza l'ha già affermata e lanciata nel mondo.